like there's no tomorrow. Non ho gli occhiali, non ho più la barba e ho anche i capelli corti. Sono sempre io, sono Flavio. Buon venerdì, questo è Best Decks of the Week. Prima di iniziare lasciate un like, un follow al canale e un commento tattico per questa che pare essere la rubrica che mi piace di più. Che bella rubrica, fa molto cioè anni 90. Comunque, buongiorno a tutti di nuovo, buon inizio fine settimana e oggi parliamo come al solito dei migliori mazzi o i mazzi che hanno performato di più in questa settimana su Magic Online. In attesa di iniziare a dare un taglio un po' più verso lo standard dei Sealed per quello che riguarda questo canale, non abbandonerò nessun tipo di formato, cercherò solo di incastrare un po' meglio il tutto. Perché standard e Sealed? Perché ritornano i GP e il primo GP in Italia a Bologna il 15 luglio 2022 sarà Sealed con il tipo super qualifier che ci sarà il giorno dopo in formato standard, che diciamo essendo costruito mi è un pochino più vicino di quello che è invece appunto il Sealed, che non è o draft o Sealed, che non sono principalmente i miei formati, ma in questi mesi li studierò insieme a voi con dei video cercando di capire come fare a non fare schifo in quel weekend. Quindi partiamo subito col grande classico e vediamo quanti tornei ci sono stati questa settimana per i formati che prendiamo in considerazione, che sono ancora Modern, Pioneer e Pauper. La settimana prossima ci infileremo anche Standard, giusto il tempo di iniziare a seguire un po' il metad su, credo, MTG Melee, ma se avete dei siti di riferimento fatemi comunque un fischio. Ho visto anche che i video che sto facendo su Arena vi piacciono, vi ringrazio. Se avete suggerimenti su mazzi o formati fatemi sapere, tendo a non essere attrattissimo dall'alchemy, però anche se avete qualche lista spicy passatemela mandandomi un direct su Instagram o scrivendomi su Twitter, tutti i link dei miei social sono in descrizione. Comunque, che tornei prendiamo in considerazione questa settimana? Abbiamo una grandissima fetta di Modern, perché ci sono stati tre preliminari, due challenge e un super qualifier, un po' di Pioneer perché abbiamo avuto due preliminari e due challenge, e un pochino di Pauper perché al solito i preliminari Pauper fanno difficoltà a partire, e abbiamo solamente due challenge per il riferimento oltre al Paupergeddon, di cui in realtà non posso fare un'analisi perché non ci sono stato, ma diciamo che è tranquillamente una terza challenge il Paupergeddon. Ha fatto un sacco di player sold out in pochissimo tempo, complimenti all'organizzazione, e evidentemente è un formato che in Italia piace tantissimo e effettivamente abbiamo delle eccellenze di un certo livello. Basta pensare a Eisen 01, il buon Mirko Ciavatta, che è nel Power Format Panel, quindi insomma c'è un motivo. Anche Mengulo sta spingendo tantissimo con i suoi video in preparazione al Pauper Geddon, aveva fatto qualche giornata a giocare Pauper, speriamo che continui perché comunque il formato è molto molto interessante, anche se purtroppo è sempre estromesso dai formati competitivi. Ma cominciamo a parlare dei tornei, partiamo dai preliminari che ci sono stati per il Modern. Il mazzo più giocato come sempre è UR Murktide, perché è il tier 1 indiscusso, e chi dice diversamente probabilmente non ha capito cos'è il Modern secondo il mio modesto parere, subito seguito dagli altri le altre due powerhouse che ci sono al momento, ovvero Temur Cascade, quindi il Cascade deck più forte e più giocato rimane Rhinos, anche se Living End nelle league è veramente ultra giocato perché è un mazzo molto veloce, molto lineare, che ci permette quindi di fare tantissimi game. 4C control con Orion sempre al terzo posto, ma sempre e soltanto per il costo esorbitante dello stesso, anche su Mana Traders è impossibile da rentare con, credo, le versioni più costose con tutti gli abbonamenti. Credo, sicuramente con il penultimo abbonamento, che quello che avevo io, è impensabile andare a rentare il mazzo da zero. Se avete già una buona base invece si può fare. Comunque secondo me rimane veramente il mazzo col power level più alto di tutto il formato, ma nei preliminari dove ci sono più player legati al proprio pet deck, diciamo, quindi un po' gli FNM di MTGO,
è ancora lì fermo. Al quarto posto, pari merito in realtà con un'ottima fetta dell'11,6% delle meta, c'è UVX Control. In questa settimana in UVX Control ho infilato anche un Lotus Field Deck che secondo me non è assolutamente avvicinabile come power level all'UV Control classico di Wafo Tapa o similari, però è anche lui qui in mezzo. Al quinto posto abbiamo Hammertime, che ho unito sia mono white sia BV che UV nella stessa categoria, ma è evidente che il mazzo da giocare adesso, se vogliate giocare se voleste giocare quella shell, è la versione UV, perché Reality Chip è semplicemente troppo forte rispetto a tutte le altre opzioni che sono possibili per questo mazzo, oltre ad avere altre carte molto interessanti come possono essere ad esempio Spell Pierce, che in un mazzo aggro combo è il counter perfetto, o colui Mystical Dispute, dipende un po' dal meta. Esper Reanimator e Mardu Midrange, che in realtà è un Mardu Reanimator, portano Arconte della Crudeltà anche lui verso il, possiamo metterlo 9-3% del meta, perché se li uniamo insieme, comunque la strategia di base di quei mazzi è sempre rianimare un arconte per riuscire a fare un vantaggio incolmabile dal nostro avversario, quindi li piazziamo lì. Living End, che si va ad aggiungere col suo 4,7 al 18,7 del meta. I Cascade Deck sarebbero i mazzi più giocati in assoluto per la settimana. Living End credo che sia sempre una scelta fantastica da portare ai tornei, basta saper giocare. La curva di apprendimento del mazzo è molto bassa, basta saper giocare in base alla side del nostro avversario, come quasi tutti i nostri combo, le nostre side sono improntate al late contro late. Quindi, una volta che abbiamo chiaro in testa qual è il piano da seguire, main deck è molto semplice, ma post side a che carte stare attenti, come seguire il nostro piano senza troppi intoppi, sideare e non overside, secondo me Living End è un mazzo fantastico da portare. Monogitron riappare non solo nei preliminari, spoiler per quello che verrà dopo, la versione grossa del Modern sta tornando in auge, non mi è chiarissimo il perché, se posso essere onesto, ma credo che sia una scelta solida per moltissimi giocatori, tanto quanto lo è Burn, che segue a ruota Karn Liberated, in realtà hanno la stessa percentuale di share di presenza nella torta del metagame. In realtà Burn l'ho visto apparire dopo l'apparizione di Mondogitron, perché comunque preda questo tipo di matchup, preda Living End, secondo me è un buon mazzo contro alcuni che sono qui presenti. Anche Temur Cascade non è felicissimo di vedere Burn. Certo è che che se giochiamo Burn, prendiamo Murktide, 4C contro le UV, non siamo proprio entusiasti della scelta fatta quando ci siamo svegliati quella mattina. Monocopia di Grixis the Shadow, che sta andando sempre più verso l'oblio. Certo, è un buon mazzo in mano ai player che sanno giocarlo, quindi con un po' di esperienza con la lista è ok, è una scelta molto interessante, ha un power level buono, ma non c'è più l'Urus, quindi il power level è stato drasticamente abbassato. Torna a essere quello spauracchio per i mazzi combo che ancora, nonostante non sia assolutamente un meta ostile come quello con l'Urus, non riescono a spuntarla se non Living End e qualche copia di Amulet, però diciamo che Grixis sta andando verso la via del tramonto, o meglio, per il momento c'è la possibilità che si apra qualche altra, diciamo, fetta di colori, Jund Shadow di nuovo, un po' più midrange, ha senso? Non lo so, al momento Grixis comunque, diciamo Death Shadow in generale, sta un po' perdendo. Orzhov Stoneblade fa la prima apparizione, credo, in tutti i miei video, è la prima volta che lo cito, un mazzo che non mi fa assolutamente impazzire perché secondo me è veramente molto legato alle prime 10 carte che abbiamo a pescare. In realtà ha delle partenze a strappo molto interessanti e qualche possibilità di rifarsi nel late game, ma di base non è il mio mazzo preferito. L'ho giocato un paio di league per capire come si inquadrasse nel meta e mi sembra non solido. Certo è che se siete in giornata è cioè è proprio una roba intenibile. Se fa le sue partenze ok, non credo che ci sia trippa per gatti, dicendolo in maniera molto vintage. Una copia di Dredge, una copia di Humans, una copia di UB Flash, attenzione deck spicy di brutto, e una copia di Amulet Titan, quindi è un meta molto vario. Troviamo 16 archetipi espressi durante tutta la settimana. Il win rate più alto lo ha comunque Werremurktide, oltre a avere la presenza più alta, si conferma anche come miglior deck della settimana e sembrerebbe proprio essere il best deck, ma vediamo se si è riconfermato in challenge o meno.
Ho deciso di fare un approccio leggermente diverso per le challenge. Ho preso, dividendo le top 8 delle due challenge e facendo la sommatoria, diciamo, per il meta della top 8 di quello che è effettivamente il totale di tutto. Allora, nella challenge di sabato, i mazzi in ordine sono stati Yagmoth, Burn, Yagmoth, 4 C Control, Living End, Hammer Time, Amulet e Mono G Tron, come dicevamo prima, riappare. Quindi una challenge del sabato governata da Yagmoth con la sua presenza e gli altri deck che si spartiscono le fette restanti. Per Burn, Yagmoth non è un buon matchup, quindi questo player deve aver schivato i due fino alla finale. C'è da dire che sono sorpreso che Yagmoth abbia piazzato due persone in top, non tanto perché il meta sia avverso, come dicevo prima secondo me è un buon meta per combo, quanto perché è un mazzo effettivamente complicato e andare a settarlo per un meta in specifico lascia molto spazio al player per inserire delle tech ma oculate e non a caso. Se volete andare a vedere qualche buona lista, secondo me Demonic Tutors è uno dei player più esperti e che porta più spesso il mazzo, quindi vi lascerò il suo Twitter in descrizione. Tra l'altro credo di averlo lasciato già altre 3-4 volte, secondo me sta cominciando a pensare che io lo stalkeri. Comunque lui è un ottimo giocatore. E la domenica si è riconfermata la cosa, in realtà parzialmente, nel senso che andiamo a trovare doppia copia di Temur Cascade, 4 copie di Hammer Time in versione bianco e blu, 4 C Control e un altro Mono G Tron, tra l'altro nella stessa posizione. Quindi quello che si riconferma è il fatto che Hammer Time, se diciamo preso sotto gamba, ruba ancora tantissime posizioni a livelli alti per quello che riguarda le competizioni più importanti della settimana nel mondo del Modern. Quindi mai lasciare la side, mai farvi la side non pensando a questo tipo di matchup, perché rischierete veramente di venire uccisi velocissimamente da Sigard Azeid e tutti i Colossus Hammer che girano nel mazzo del vostro avversario. Temur Cascade ha un ottimo matchup secondo me contro Hammer Time, contro UV leggermente meno perché comunque ha tipo Spell Pierce, comunque delle spell per proteggersi, ma infatti questa top 8 è stata vinta proprio da un Temur Cascade che secondo me rimane veramente il mazzo da battere. È Murktide, anche se qui non si è piazzato perché Hammer Time ha rivisto tantissimo gioco, però Temur è una call molto 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 interessante. Il fatto che sia sempre in top, che si vada dall'ottavo al primo posto con una frequenza molto alta, implica proprio il fatto che sia un ottimo mazzo. 4C Control continua a piazzarsi come sempre, diciamo che il meta su quel punto di vista è un po' statico. Il ritorno di Mono G Tron credo che sia perché non ha un matchup sfavorevole contro 4C Control appunto, ma il resto non mi è chiarissimo. Se mi aiutate a avere delucidazioni mi fate un piacere. In generale comunque la fetta più grande del meta per le challenge chiaramente se l'è presa UV Hammer Time con le sue 5 copie piazzate in 2 giorni, quindi metà del meta quasi praticamente. No, non è vero, 5 su 16, ho sbagliato, non 5 su 10. Poi abbiamo Mono G Tron e Temur Cascade insieme a BG Yagmoth che si piantano al secondo posto a pari merito tanto quanto 4C Control e gli altri che rubano un posticino al 6,3%. A vedere questa torta, credo che tolto... no, beh, secondo me potrebbe essere un'ottima call se siete giocatori di combo portare Belcher. Non portate Dredge questa settimana se avete paura di rivedere questo meta, perché Yagmoth, Hammer Time e Tron non sono dei bellissimi matchup, nonostante 4C Control sia comunque un buy. Anche Temur Cascade comunque gioca dalle 3 alle 4 copie di Endurance di side, quindi post side diventa leggermente complesso. Se siete dei giocatori di agro vi stra consiglio Affinity, le liste col blu, ci ho fatto un video sopra, ve lo lascerò anche in descrizione. Mazzo veramente forte che secondo me riesce a applicare una buona pressione e fare tanto value, tanto da reggere comunque
mazzi un po' più midrange, e se siete giocatori di control credo che la scelta migliore rimanga 4C control. Questi sono i tre mazzi che vi consiglio se volete approcciarvi alla challenge, con una piccola nota di colore per UR Grinding Station, non tanto perché sia più o meno forte di Belcher al momento, anzi secondo me come combo rimane comunque più forte Belcher, ma perché è un mazzo con un power level inespresso molto alto. Quindi prendete in considerazione anche quel tipo di mazzo se siete interessati a giocare un combo con delle sfaccettature mid, perché ha delle partenze molto interessanti. Fateci un pensiero, costa tantissimo, quindi dovete rentarlo per forza almeno con la gold subscription di Mana Traders. E invece il Super PTQ com'è andato? Prendiamo la prima top 16 e l'ho messa proprio in scaletta, quindi dal primo al sedicesimo posto abbiamo Cascade, Murktide, Living End, quindi G-Tron, 4C Control, Murktide, Titan, Grixis e Shadow, altre due copie di 4C Control, Affinity, due copie di Murktide, Living End, Burn e 4C Control. Quindi la fetta del meta più grande a questo punto se la spartiscono Murktide e 4C Control, che prendono il 50%, quindi 25% a testa rispettivamente, ma ancora di nuovo il risultato, diciamo il bersaglio grande se lo porta a casa Temur Cascade, che piazza una sola copia, sì, che piazza una sola copia, ma quella che conta, all'interno della top 16. Tutti gli altri mazzi che hanno fatto un per sono abbastanza sporadici. Troviamo ancora Mono G-Tron, eccolo qua che torna, Grixis the Shadow, monocopia di Amulet Titan. Quindi i pet deck fanno ancora il formato, nel senso che nel Modern esistono delle powerhouse che sono Murktide, Temur Cascade, 4C Control e UV Control, che secondo me sono i tier indiscussi, tier 1 indiscussi, ma c'è sempre spazio per andare a trovare lo spot giusto per giocare il mazzo con cui si è esperti, come ad esempio Grixis the Shadow con The Royal Science, che ho messo proprio lì sopra il grafico, piuttosto che Amulet Titan o Affinity, che veramente secondo me ha un potenziale che è ancora tanto inespresso. Non sto parlando della versione con Urza, ma della versione aggro, non combo o comunque più control. Non ci sarà questa settimana credo un super qualifier modern, e rimango della mia idea per i tre mazzi, quattro mazzi che vi ho consigliato poco fa per quello che riguarda questo che è il mio formato preferito. Passiamo poi velocemente a, non va avanti la schermata, ok, al Pioneer che ha ripreso vigore in questa settimana, diciamo, nel senso con l'annuncio con gli annunci della Wizard, dove dice che i regional saranno in questo formato che ha sedotto e abbandonato tantissimi player tra cui me. Quindi alla sua nascita era stato preso con un hype incredibile, poi è stato ucciso dal Covid, lo sappiamo tutti, ci ho scritto svariati articoli per il giocatore medio di Magic su questa cosa. Torna ad essere un formato importante anche per la Wizard, nonostante negli ultimi anni abbia dato segnali stracontroversi tra l'esistenza di Pioneer e l'esistenza di Historic su MTG Arena. Ha deciso di ritirare fuori Niv-Mizzet e tutte le belle figurine che sono uscite da Return to Ravnica in poi, e andiamo a vedere un po' come si sono piazzati, quali mazzi hanno fatto più piazzamenti nei preliminari di questo cugino piccolo del Modern. 4 copie di RB Midrange e 4 copie di RB Sacrifice fanno sì che Rakdos sia la combinazione di colori più giocata al momento, anche per la presenza di Mituk Massacre, perché credo che sia una delle carte più forti del formato, e in generale questo è ancora un formato molto giovane che viene colpito tanto dalle espansioni che escono, normalmente gli lasciano veramente tanto. In totale vanno a coprire una fetta che è del 28-31-32% del meta di quello che sono i preliminari, e in generale riflette anche un po' quello che poi andate a trovare nelle league. Subito dopo troviamo Mono Red con 4 copie, è normale, tanto quanto è normale, sono normali le 3 copie di Winota subito dietro, perché il formato è stato ripreso ad essere giocato da moltissimi player, in realtà il numero di giocatori nelle leghe è aumentato tanto, e il modo migliore di rientrare in un formato è
partire dagli aggro, perché ci permette di crearci una conoscenza del meta senza dover andare ad averne una pregressa, per cui possiamo fare delle giocate che fanno value ma che non sono reattive verso problemi che non conosciamo. Quindi è più logico entrare in un formato con mono red che con UV control, a meno che voi non siete degli esperti che si studiano prima il formato o comunque abbiate sempre presente cos'è la spell da andare a counterare o meno, conoscete perfettamente la dinamica degli abbocchini che vengono tirati dagli avversari, insomma dipende un po' come siete, ma tendenzialmente consiglio di entrare in un formato passando dai mazzi aggro. I mazzi combo del formato questa settimana nei preliminari vengono diciamo rappresentati solamente da Ascendancy Combo e Greasefang. Non c'è nessuna coppia di Lotus Field, che secondo me rimane un ottimo tier 2 come combo. Ascendancy e Mardu chiaramente hanno dei piani midrange molto più interessanti, non sono solamente full combo, e in due vanno a coprire la parte del 14% di meta più o meno. Mardu Greasefang sta distruggendo la presenza degli altri Greasefang, perché riesce ad avere un piano midrange molto molto più interessante di Esper e di Abzan. Quindi vi consiglio, se siete interessati a questo tipo di reanimator un po' particolare che c'è nel formato, di andare a giocare la versione Mardu. Poi UR piazza tre copie presenti tra Control e Fenici, con Control che supera addirittura la presenza di Fenici. Ci ho giocato varie volte, credo che il miglior control presente nel formato sia UV, capisco perfettamente però l'attrattiva che abbia grazie alle Thing in the Ice e a un game plan che, al contrario di quello di UV, a un certo punto riesce a chiudere le partite, quindi è molto interessante. Rimane secondo me più difficile da giocare di UV control, che rimane comunque sempre uno dei mazzi più lineari nella storia del Magic in generale. Mono G, ovvero il brainless deck del formato, si porta a casa un piazzamento come Jeskai Fires, che secondo me è più un pet deck perché ormai non ha più il power level così alto da essere presente a livello decente nei risultati. Mono Blue Spiriti e Mono Black Aggro hanno lo stesso modo. In realtà mi aspetto un po' di ritorno di Mono Black Aggro, perché esattamente come Mono Red è un mazzo con cui è facile approcciarsi al formato. Mono Red ha delle spell più interessanti in questo momento, diciamo che dall'uscita di Chandra Dress to Kill ha preso un buon boost, ma Mono Black Aggro rimane un grande grande classico del formato, quindi le mana base cominciano a farsi più complesse, quindi non vediamo più il predominio dei mazzi solamente monocolor, ma sicuramente Mono Black appunto è da tenere in considerazione quando vi preparate la side. Per quello che riguarda le challenge, andiamo un po' a vedere. Quella del sabato è stata vinta da Rakdos Midrange, seguita da Lotus Combo, Winota, un altro Rakdos Midrange, UR Control, Fenici, Jund Sacrifice e 5C Neve. Quindi, tolto il giocatore di 5C Neve, che è lo stesso che ha fatto top la domenica, che è Claudio, uno dei giocatori più esperti di Pioneer al mondo, credo su MTGO quantomeno, e Jund Sacrifice, che è un po' un pet deck, il resto riflette abbastanza quello che mi aspetto dal meta, ovvero una buona quantità di mazzi midrange che riescono a prendere qua e là carte da tutte le ultime espansioni per diventare un po' dei good stuff, diciamo come era nel periodo d'oro di Jund in Modern, allo stesso modo ora è il periodo d'oro di Rakdos Midrange in Pioneer, con il meta che ancora si sta andando a formare secondo me, perché Pioneer è stato un formato underplayato, era un po' lasciato da parte dai giocatori ed era giocato solo dagli affezionati. Ora invece c'è una grande attrattiva anche verso i giocatori competitive. Io ad esempio ho ripreso a giocarlo questa settimana, prima lo giocavo veramente pochissimo come alternativa al Pauper o al Modern per staccare un po'. Una copia di Lotus Combo, ma soprattutto monocopia di Naya Winota. Mi stupisce che ce ne sia una copia sola, perché secondo me questo in particolare è il mazzo da battere. È molto lineare e ha un piano molto molto forte, anche se non dovesse fare il suo piano Winota. Comunque abbiamo la possibilità di tirare delle spell molto forti a prescindere, non è più come la versione iniziale che giocava dei drop a 8 che non si potevano mai giocare. Credo che in questo mazzo, a parte Tovolar, che comunque giochiamo in 4 copie, tutto il resto delle spell siano, se dovesse andarci male, effettivamente playable. Molto interessante, non è il mio tipo di mazzo, ma vi consiglio di giocarlo se volete essere impattanti sul formato.
o prepararvi a giocarci contro se non è il mazzo che vi piace particolarmente, perché sarà veramente, veramente tanto presente. Come sempre, UR tra Contro le Fenici si spartisce un pezzettino di meta in questo formato dove UV è molto forte, ma probabilmente essere così tanto reattivi non paga ancora. Jhan Sacrifice e 5 Cniv sono la quota pet deck che rimane legata, diciamo, a questo momento del meta, perché secondo me non sono due mazzi che non sono due mazzi che vi consiglierei di giocare assolutamente. Nella challenge di domenica invece com'è andata? Ha vinto UV Control, ma la versione 80 carte con gli Orion. Secondo posto UR Control, mono Blue Spirit 5 Cniv, che vi dicevo è dello stesso ragazzo che ha fatto top il sabato, Naya Winota, Ascendancy, Fenici e Lotus Combo. Quindi combo che riprende quota all'interno della scena generale del meta, perché se andiamo a unire Lotus Combo col suo 12 e 5 più Ascendancy col suo 6 e 3, arriviamo bene a un 18% del meta, che diciamo è una buona fetta. Midrange comunque si porta via la maggior parte, piazzando 0 copie in seconda, diciamo, RB di RB 0 copie, ma se valutiamo 5 Cniv e Fenici come dei midrange nel formato, si porta via la maggior parte, probabilmente perché i player comunque si affacciano al formato un po' con lo spauracchio di giocare contro dei mirror di aggro che non sono mai bellissimi né facili, e quindi si prepara a settarsi verso quella maniera, ma non vuole giocare control perché è un po' un terreno del camminare sulle uova che lascia, diciamo, ci lascia liberi a una percentuale di errori molto più alti rispetto a se giocassimo un mazzo aggro, come dicevamo prima. Mono Blue Spirit e 5C fanno la parte dei pet deck, secondo me. E Naya Winota si ripropone, quindi io credo che il meta andrà shiftando sempre di più chi gioca aggro verso Winota, chi gioca midrange su Rakdos, lasciando perdere Niv-Mizzet e i suoi pet player, ok, diciamo al contrario, chi gioca combo secondo me si affaccerà portando più alto 4C Ascendancy perché ha più piani ed è un pochino più semplice, diciamo, uscire da certe situazioni rispetto a Lotus Field, e chi gioca aggro finirà su Mono Red. Quindi questa settimana, se doveste approcciarvi alle challenge, io vi straconsiglio di portare il mazzo aggro più forte, che è Mono Red, o in alternativa il midrange, che non si aspetta chiunque, che è UR Fenici, che ha delle possibilità buone sia contro aggro con le Anger of the Gods main deck, sia contro UV Control per le sue chip interaction. Se invece siete proprio legati al fatto di voler fare terra passo, terra passo, terra passo, UV Control, la versione con gli Orion, che vi permette di fare più value, è quello che vi consiglio di portare. Poi vedremo come andranno le challenge, qui non mi prendo rischi perché siamo un po' ancora nuovi sul formato. Se passiamo al Pauper, analizziamo come l'ultimo formato e le uniche due, diciamo, tornei degni di nota sono state le challenge. Vediamo un po' cosa è successo in questa settimana appena passata, togliendo il fatto che al Pauper Geddon ha fatto effettivamente top, come vi dicevo. Eggtron si è portato a casa la vittoria, credo UB Monarch di Aizen ha fatto top Jeskai Ephemer, insomma una top variegata. Vediamo invece qui com'è andata, perché Affinity sembra essere tornato il King of the Hill. Allora, la challenge di sabato la vince Boros Synthetizer, secondo Affinity, terzo Boros Bully, poi Mono Red Aggro, Boggles, Mono Blue Delver, Fate e UV Familiar, quindi solamente una coppia di affo per quello che riguarda la challenge del sabato, ma questa cosa non si ripropone la domenica, perché invece ne troviamo ben 3 su 8, una copia, no, scusatemi, 3 copie di Burn, quindi una top veramente orripilante da andare a leggere, Mono Red Aggro di nuovo e Boros Bully. Mi ha colpito tantissimo la presenza di Mono Red Aggro, che è Mono Red Heroic, ok, per intenderci, non è Burn, è proprio un archetipo diverso, perché era un mazzo che non vedevo da tantissimo e sono sorpreso che sia riuscito a riapparire. Sono top un po' viziate dal mio punto di vista, nel senso che manca tutta la fetta di player italiani, che non è affatto poca e che a livello qualitativo ne porta sempre tantissimo, quindi sono da prendere un po' con le pinze. C'è da dire che Boros Synthetizer, che sembrava incredibilmente avanti rispetto agli altri mazzi, si sta un po' ridimensionando, e questa cosa mi piace perché comunque è un mazzo veramente veramente interessantissimo, ma che va tenuto sott'occhio, cioè non gli va lasciata una parte del meta esagerata. Credo
credo che ci stia, che sia molto presente e che ci stia perché fa tantissimo value, ma ha degli, diciamo, degli spot di miglioramento molto interessanti. C'è stato un video di Aizen di questa settimana dove si ha postato la sua preparazione al Paupergeddon con Jeskai e Fimenate, dove ha giocato contro una versione Mardu. Ecco, quelle versioni sono quelle che mi piacciono di più, diventano leggermente più lente, ma la possibilità di aprirsi delle carte come Deadly Dispute le rende proprio veramente interessanti. Mono Blue Delver ormai secondo me è veramente quasi più soltanto per gli aficionados, quasi quasi alla stregua di Mono Black, ma chiaramente il power level è ancora molto diverso. UV Familiar fa la parte del combo, l'unico combo presente, nonostante Eggtron mi aspettavo che riuscisse a piazzarsi in qualche copia. E per il resto Boggles, Affinity e Burn si spartiscono sempre il fatto di avere le partenze o comunque la resa aggro migliore del formato per adesso. Definire aggro Affinity è sbagliato secondo me, ma diciamo che è la parte che ci porta via più risorse se stiamo giocando contro quell'archetipo, quindi credo che sia una buona cosa definirlo agro barra il resto per il momento, dato che abbiamo tolto la parte fling, abbiamo tolto la parte discepolo della volta, abbiamo ancora makeshift munition, ma che comunque è una parte combo molto più complessa, giochiamo delle carte interessanti ma non ci rendono più così combo centrici, mettiamola, rispetto a prima, quindi la parte aggro si è spostata in avanti, quindi il formato secondo me al momento shifta lì. La cosa che un po' mi intristisce è la mancanza quasi totale di control, perché sì, c'è Ubi Monarch, siamo tutti molto contenti delle idee che sono uscite dalla community italiana del Pauper, c'è Tron che sta riprendendo un po' piede, ma non credo che il power level sia paragonabile. Poi se non siete d'accordo lasciatemi la vostra opinione nei commenti, mi fa piacere sempre parlarne con voi. Ma parliamo un po' delle spicy list di quella settimana, di questa settimana, se volete presentarvi all'FNM per lasciare tutti di stucco. Ve ne ho parlato all'inizio, Ubi Flash secondo me è proprio l'archetipo più strano che ho visto queste settimane, esplorando un po' gli archivi della Wizard che ci mette a disposizione. Vi lascerò poi sempre in descrizione i link a ognuna di queste tre decklist, perché ne vedremo una per formato, in maniera tale che se volete potete andare a montarlo. È un ibrido tra un UB Control e un UB Fatine, diciamo, che si permette addirittura di giocare 4 copie di Slither Swisp, non mi ricordo più come si chiama, questo simpatico elementale che fa costare uno in meno, ci fa pescare una carta ogni volta che tiriamo una carta con flash. Poi chiaramente giochiamo tutte le carte con flash più interessanti del Modern, che sono Subtlety e Snapcaster Mage, unite a Brazen Borrower e Spellstutter Sprite, che è proprio quel tocco di classe che ti fa dire però sono un giocatore veramente veramente col monocolo. Molto bello, molto interessante, vi lascio la lista, giocatelo. Secondo me il power level chiaramente non è alto, ma qualche partita la strappate senza troppi problemi. Per il Pioneer ve ne parlavo prima, Mardu Parelion rimane la lista più bella per quello che riguarda i combo con Grisfang, questo grazie alla presenza di Voltaren Epicure, The Fable of the Mirror Breaker soprattutto, carta che io avevo sottovalutato di brutto ma è veramente troppo forte, e la possibilità di giocare un late game molto interessante, scusatemi, un game 2 molto interessante anche come versione non combo ma midrange, con le presenze di Sorin Vengeful Bloodlord, non riesco mai a dirlo, e comunque un piano che si apre alle Reidane, ai Toxis, quindi buone risposte control, buone risposte contro gli altri aggro, contro gli aggro, perché abbiamo una serie di removal a costo 1 che sono veramente forti con Lightning Axe e Red Cap Melee. Contro combo possiamo permetterci di giocare un sacco di scarti e pallette, le Dumping Sphere. Molto interessante il fatto che sia più forte questa versione contro combo piuttosto che quella col blu, perché non abbiamo nessuno split con i counterspell e quindi riusciamo a gestire un po' meglio questa cosa di essere proattivi. Come sempre, secondo me in questo formato per ora essere proattivi è la cosa principale. Se passiamo al Pauper, ne ho parlato prima, sono sorpreso per il fatto che Mono Red Heroic sia riuscito a piazzare delle copie del proprio mazzo nelle challenge, e quindi vi riporto questa lista
Secondo me per un paio di week sarà giocata, poi si prenderà un po' la misura per arginare questo mazzo che gioca 41 drop a 1, quindi cioè per farvi capire la pazzia che sta dietro l'all-in che c'è proprio legato a questa versione, ma poi chiaramente perderà un po' di freschezza. Come sempre, il meta si adatta a queste versioni iperaggressive che poi cadono un po' in disuso. Mi dispiace perché questo è un mazzo che fa avvicinare tantissima gente al formato, costando effettivamente poco perché, vabbè, 56 ticks online, 38 dollari dal vivo per le Pyroblast, credo. Principalmente, forse le Red Elemental Blast costano qualcosa di meno, non mi ricordo mai quali sono quelle che costano un po' così, però è proprio un mazzo che ha vita corta e poi tra qualche shift del meta riuscirà nuovamente e poi avrà vita corta. È ciclico, ve lo porto perché secondo me queste sono le settimane dove andare a giocarlo. Per oggi è tutto, Best Decks of the Week, dove spero di avervi dato qualche suggerimento interessante per le challenge e o gli FNM di questa settimana. Mi raccomando, fatemi sapere come vanno i vostri FNM, se volete anche taggandomi su Instagram in una storia oppure scrivendomelo qua sotto. E niente, buon weekend a tutti.